Buonasera, bentrovati per questo primo appuntamento con l'appello del candidato in vista delle prossime elezioni politiche che si terranno il 25 settembre. Si tratterà della 19ª legislatura che andremo a scegliere. Si sceglierà e si andrà al voto per scegliere appunto le Camere e per la prima volta nella storia della nostra Repubblica italiana una campagna elettorale che si è svolta sotto gli ombrelloni perché insomma è successo che si vada al voto poco prima, anzi in piena estate, non come è capitato di solito. Il sistema elettorale sarà quello del Rosatellum, un sistema vecchio, vituperato, anche se si è parlato a lungo di una riforma di sistema elettorale, però insomma andremo a votare con questo sistema. Ne parleremo anche con i miei ospiti in studio che comincio a presentarvi perché questa sera qui con noi ci sono i capolista al Senato e allora cominciamo da Lorenzo Sospiri, capolista per Forza Italia, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ben trovato. Grazie per l'invito. Camillo D'Alessandro che ci ha raggiunto dopo Buonasera. qualche evento rocambolesco, capolista di Azione e Italia Viva, deputato eletto nel 2018 con il PD, poi transitato a Italia Viva di Matteo Renzi. Buonasera, Benvenuto. buonasera. E poi la nostra unica donna della serata, la senatrice uscente Gabriella Di Girolamo, capolista per i 5 Stelle, senatrice dal 2018. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. E concludiamo il giro, non per ultimo perché sia meno importante, ma semplicemente perché abbiamo iniziato il giro da sinistra, con Michele Fina, capolista del Partito Democratico, il segretario regionale del PD dal 2019. Ben trovato, Buonasera. benvenuto. Dunque, abbiamo a disposizione circa 55 minuti. Iniziamo parlando di quello che sarà, questo appuntamento elettorale che vedrà, come dire, ci vedrà coinvolti in un momento comunque eccezionale, perché di fatto stiamo vivendo con una guerra sulla soglia della porta. Stiamo vivendo come regione, come nazione, dei problemi legati alle dinamiche, dell'occupazione, dell'energia e quant'altro. Allora inizierei proprio da questi argomenti che sono quelli che negli ultimi giorni sono stati più sulla bocca di tutti, anche delle pagine delle cronache. Allora iniziamo con Lorenzo Sospiri, il presidente del Consiglio regionale, che è capolista per il Senato per Forza Italia. Tra l'altro di recente proprio a Pescara c'è stato un vertice sull'ambiente, proprio sulla rivoluzione, sulla transizione ecologica, si è parlato di questo, si è parlato di caro bollette, che è un argomento quanto mai caldo in questo momento. E allora, visto che ci apprestiamo a iniziare la campagna elettorale, oggi si apre ufficialmente il periodo dedicato alla cosiddetta propaganda, come intendete affrontare voi queste problematiche? Beh, insomma, diciamo cerchiamo di restringere un attimo, poi magari nel corso della trasmissione avremo la Approfondiremo, possibilità di certo. approfondire i vari temi. Apriamo le danze. Ecco, apriamo le danze, qualcuno deve rompere il ghiaccio e quindi lo faccio io. Viviamo un momento molto difficile. Lei ha detto stiamo facendo una campagna elettorale con la guerra in casa. È così ed è un fatto tragico, drammatico. Ritengo che sia giusto avere un posizionamento molto chiaro tra chi è l'aggressore e chi è l'aggredito e quindi abbia fatto bene l'Italia nel solco della sua alleanza storica, che è quella europea ed atlantista, a fornire il massimo aiuto possibile all'Ucraina. Anche noi come Abruzzo, come associazione di volontariato, come Regione Abruzzo, abbiamo cercato di fare la nostra parte. Si va alla campagna elettorale con il fatto traumatico, a tutti noto, ovvero il governo Draghi non ha ricevuto la fiducia in un ramo del Parlamento e in un momento di grave difficoltà energetica, che è in questo momento probabilmente la massima preoccupazione che abbiamo di fronte, sia come fatto strutturale sia come fatto emergenziale. Allora, poter avere la soluzione per come far finire il conflitto in Ucraina, se l'avessi, sinceramente No, stringiamo il campo proprio l'avrei già fatto, sull'energia. le posso Più che assicurare che altro. l'avrei già fatto. So sicuramente che noi abbiamo un gravissimo problema che hanno le imprese e hanno le famiglie sul costo energetico e credo che
il governo debba intervenire con una misura emergenziale subito, che non può essere però strutturale e che è l'unico elemento che ci può mettere a riparo da questa continua speculazione che c'è sul costo dell'energia, in questo caso specifico del gas, sia un tetto europeo però bloccato al costo. Perché parlare di tetti nazionali quando abbiamo a che fare con delle multinazionali sarebbe come sostanzialmente bloccare noi a un prezzo che poi altri potrebbero acquistare sui loro mercati. Una cosa a cui tengo molto, io faccio politica da molti anni, la faccio con grande passione, non ho ancora compreso cosa ci possa essere al di là e al di più del confronto democratico, che può essere duro, che può essere molto distinto, ma che comunque è il sale della democrazia. Spero che tutti quanti insieme, noi, io e i miei colleghi, a cui faccio gli auguri per questa campagna elettorale, che sia bella e ricca di soddisfazione e molto civile, si riesca a convincere gli abruzzesi, noi, ad andare a votare, a rompere questo muro di astensionismo e di sfiducia che c'è, e quindi a legittimare con un risultato elettorale che veda tanta gente che vada a votare quelle che saranno le nostre fortune o quelle della nazione, che ha bisogno di una classe dirigente che sa che avrà di fronte un lavoro molto duro e molto importante. Camillo D'Alessandro, c'è un momento di preoccupazione, intanto me la lasci fare la domanda perché i telespettatori se l'aspettano, molti se lo saranno chiesto. Ci aspettavamo un'inversione, lei alla Camera dei Deputati e il senatore D'Alfonso al Senato, vi siete invertiti, cosa è successo? Beh, penso che lei sappia che facciamo parte di due partiti diversi, quindi il motivo per cui il presidente D'Alfonso... No, in realtà la domanda era per Fina, mi scusi, mi sono confusa io perché avevamo lasciato quel posto per Fina, in realtà la domanda era per Fina, quindi la ribalto a Fina, mi scusi, la ribaltiamo a lui poi. Deve rispondere adesso? La ribaltiamo a lui dopo, no. Continuiamo a parlare di energia perché è l'argomento di questa... Però c'è da dire che sono perdonata perché io l'ho sempre intervistata come PD. No, però è una domanda che interessa anche a me, come mai il presidente D'Alfonso al Senato è passato alla Camera. Non so se interessa tanto agli abruzzesi, però agli addetti ai lavori sì. Detto questo e chiusa la parentesi, in modo simpatico, andiamo al merito delle questioni che lei ha sollevato come prima riflessione. Dire ed evocare che il momento sia drammatico, io credo che sia abbastanza scontato. Le famiglie oggi stanno vivendo non solo l'emergenza di ciò che gli accade tutti i giorni nella vita quotidiana, dalla bolletta al caro agroalimentare che sta arrivando e che per qualche prodotto agroalimentare già è iniziato, pensiamo alla dinamica del grano, che cosa potrebbe produrre da qui a qualche settimana, mese. Il problema è che questa cosa si sapeva, cioè si sapeva che dentro un conflitto che investe non solo il conflitto bellico, non è solo una guerra delle armi, ma anche una guerra economica e anche una strategia di Putin, quella di utilizzare le armi per creare una guerra economica all'Europa, sia attraverso il carico che l'Europa si sta facendo di accoglienza dei profughi ucraini, sia per tutto ciò che provoca il conflitto bellico in termini economici, macroeconomici. Quello che è più evidente e che sappiamo tutti è il costo dell'energia, che attacca le famiglie, ma se ci pensate attacca le imprese, e cioè la competitività del sistema produttivo italiano a resistere nel mondo con i livelli di prezzi che fanno la concorrenza e che noi siamo costretti ad aumentare in ragione dei costi che sono aumentati. Tutto questo si sapeva che sarebbe accaduto, si sapeva che era dietro l'angolo. L'irresponsabilità di chi ha fatto cadere in queste condizioni, in queste circostanze, il governo Draghi, indipendentemente dalla figura di Draghi, che io ritengo essere uno dei più grandi statisti del mondo a disposizione del paese, si è assunta questa responsabilità che già stanno pagando i cittadini, già si sta vedendo, e è come effetto collaterale a breve, vedremo che cosa accadrà nella speculazione dei mercati finanziari sullo spread, e quindi significa risorse che lo Stato leva dal proprio bilancio per famiglie, imprese, sociali, e che destinerà per pagare gli interessi. Sono parole sue, però sull'energia lei ha detto noi proporremo una rivoluzione, che cosa intende? Beh, la rivoluzione dell'energia significa fare i conti con la realtà.
Io vorrei ricordare ai cittadini che ci stanno aspettando gli insulti, le cattiverie, gli attacchi quando un governo guidato da Renzi riuscì a realizzare un'infrastruttura, il famoso condotto della TAP. Lì i grillini si incatenarono e anche una parte del PD, ritenendo che gli olivi storici sarebbero in qualche maniera seccati. La verità è che dopo qualche anno gli stessi grillini sono dovuti andare nei paesi del Medio Oriente a chiedere più gas per far passare dentro quel tubo che venne realizzato allora. Voglio dire, la rivoluzione energetica significa fare i conti con la realtà. Non significa negare la rivoluzione verde, significa accompagnare la rivoluzione verde alla domanda di fabbisogno energetico che c'è adesso e che non si risolve con gli slogan. Per esempio, il rigassificatore, sì o no? Io dico sì, loro dicono di no. La possibilità di, oltre le 15 miglia della costa, di aprire laddove è possibile, fu una nostra scelta, una grande battaglia, non avere i pozzi dentro i 15 miglia della costa. Io sono stato uno di quelli che ha battagliato, uno di quelli che si è messo alla testa dei movimenti per tutelare l'Abruzzo e la vocazione dell'Abruzzo e Regione Verde d'Europa. Ma a 15 miglia dalla costa e poco più là la Croazia che sfrutta i nostri giacimenti è un tema che deve essere posto, perché altrimenti tutti questi soloni che dicono e che parlano di rivoluzione verde, senza però rispondere, siccome siamo tutti d'accordo sulla rivoluzione verde, che cosa si fa subito oggi per le famiglie e le imprese, significa praticamente non svolgere la propria funzione. Io interpreterò la campagna elettorale così, stanando i problemi, stanando chi si candida a risolverli e cercando di verificare chi è che ha più voglia, interesse, competenza, passione e argomenti per essere degno del voto degli abruzzesi. Senatrice Di Girolamo, allora voi del Movimento 5 Stelle sull'energia, sui costi in bolletta, ma anche sul fronte del risparmio per l'efficientamento energetico, alle famiglie cosa sentite di dire in questo inizio di campagna elettorale? Guardi, noi di questo tema ne abbiamo iniziato a parlare diversi mesi fa, quando il Presidente Conte presentò i 9 punti al Presidente Draghi, proprio perché è chiaro che, come dicono i colleghi, non ci voleva un genio per capire che al ridosso dell'autunno si sarebbe creata una grande pressione sui temi del caro bollette e quant'altro. Chiaro che bisogna guardare alle famiglie e alle imprese, imprese energivore ma anche imprese non energivore, in quanto la triplicazione delle bollette e anche per loro, oltre alle famiglie. Da tempo abbiamo proposto un nuovo progetto da proporre all'Europa, un Energy Recovery Plan che appunto approcciasse sulla materia energetica, in quanto l'Italia da sé non è che possa fare granché, proprio per la limitata diversificazione dell'approvvigionamento energetico. Altro tema da affrontare è quella della capacità delle famiglie stesse di poter affrontare questi aumenti in bolletta. Allora, sempre in tema di sostegno alle famiglie, che deve prevedere certamente un provvedimento importante, una tantum sì, una tantum no, questo dipende dalle disponibilità, difatti parliamo anche di scostamenti di bilancio, qualora servano si deve provvedere a uno scostamento di bilancio, ne abbiamo fatti tanti durante il periodo di pandemia, abbiamo visto come sono tornati utili perché il PIL l'anno successivo è tornato a crescere in questo paese. Dunque, dicevo, per quel che riguarda il sostegno alle famiglie e anche alle imprese sotto forma di capacità contributiva, di sostegno alle famiglie per poter spendere proprio denaro appunto sui prodotti che vengono fabbricati sul nostro territorio italiano, anche abruzzese, bisognerà andare in soccorso con un salario minimo, ad esempio un salario minimo che noi promuoviamo a 9 euro lordi, affinché si possa appunto, si dia la possibilità a questo settore emergente, che è quello del working poor, che abbiamo visto dagli ultimi dati, delle ultime ore, è una fetta di popolazione che sta aumentando, stiamo parlando di persone che nonostante abbiano un lavoro, queste stesse persone non riescono a garantire una sicurezza economica alle proprie famiglie perché sono sostanzialmente sottopagati, quindi la fissazione di un salario minimo a queste persone è doveroso anche per ridare dignità alle persone, e questo quindi rientra sia nel tema della capacità delle famiglie, delle imprese e tutto ciò che riguarda il tema dell'approvvigionamento energetico, il tema del caro dell'energia, del costo delle bollette, e riguarda la capacità delle stesse famiglie di poter affrontare
affrontare queste spese. Quindi le proposte ci sono, sono state da tempo anche messe sul piatto. Io voglio ricordare che il Presidente Draghi ha già affrontato un Consiglio europeo dove ha chiesto alla stessa Europa di poter affrontare in maniera condivisa questo problema, che non è solo un problema italiano, ricordiamolo, è un problema che è condiviso e allargato. E così come l'Unione Europea ha affrontato il tema della pandemia con il PNRR, allora avrebbe potuto benissimo battere i pugni sul tavolo il Presidente Draghi per poter tornare a casa con un risultato. Il risultato che ha portato a casa è stato invece un rinvio del tema al prossimo Consiglio ad ottobre, ovvero nel momento stesso in cui il problema si sarebbe presentato, e siamo ai giorni nostri. Michele Fina, allora ripropongo la domanda di prima di passare invece alla questione energetica. Certo. Questa inversione, cos'è accaduto? Ma noi abbiamo deciso di far guidare la lista alla Camera da Luciano D'Alfonso, perché noi abbiamo la convinzione di poter eleggere Stefania Di Padova parlamentare, la candidata numero 2, e di fatto l'unica teramana della provincia di Teramo che ha una seria possibilità di essere eletta in Parlamento. I nostri avversari hanno abbandonato questa provincia, e l'incrocio con una candidatura forte di Pescara, mentre invece io naturalmente ho svolto quasi tutta la mia attività politica nelle aree interne d'Abruzzo, in particolare in provincia dell'Aquila, ha reso questo binomio e poi il resto della lista più articolato e completo, e d'altra parte stiamo registrando già da subito un buon segnale. Quindi noi abbiamo fatto una scelta che guarda alla necessità, alla voglia, ecco, di poter raggiungere questo risultato, cioè anche la seconda deputata. Va bene, allora adesso invece torniamo alla questione energetica. Per quanto riguarda la politica energetica, voi avete appoggiato il Presidente Draghi, il PD ha appoggiato il Presidente Draghi in passato, adesso invece cosa pensate di fare per alleggerire questi costi in bolletta per gli abruzzesi? Certo. Che sta diventando un problema grande, perché molti stanno tirando giù la serranda. Lei ha fatto bene all'inizio a dire che questa è una campagna elettorale singolare e che il momento è molto difficile. Anche io mi unisco naturalmente all'augurio di una buona campagna elettorale a chi è qui, anche a chi oggi non partecipa. Questo è il nostro primo confronto, ce ne saranno certo altri. È vero, dovevamo fare questa campagna elettorale in un altro momento. In questo momento c'era bisogno di un governo in carica, possibilmente di unità nazionale, come è stato quello e com'è quello di Draghi, in cui nessuno ha tutto il suo programma, tutte le sue idee dentro, ma c'è una sintesi delle diversità, perché noi siamo certi di trovare tra gli elettori e tra le elettrici anche molta resistenza, no? A vivere una campagna elettorale a settembre, nel momento in cui riniziano le scuole, quindi il costo del reinizio della vita dopo la pausa estiva e la problematica delle bollette, noi naturalmente a chiedere il voto. Tuttavia c'è la campagna elettorale e forse è il caso su questi temi di dire anche che cosa abbiamo sbagliato, non solo nell'ultimo anno, ma negli ultimi 20 o 30 anni. C'è chi parla di transizione energetica e transizione ecologica inascoltato da anni. Devo dire che la vera luce di speranza sono milioni di giovani in tutto il mondo che si mobilitano contro i cambiamenti climatici e che ancora una volta hanno annunciato uno sciopero per il clima per il 23, che peraltro è l'ultimo giorno della nostra campagna elettorale, perché noi siamo in ritardo sulla rivoluzione delle rinnovabili, siamo in ritardo sull'efficientamento energetico. Alcune cose sono state fatte e le abbiamo fatte anche insieme, per esempio la misura del 110 che bisognerà modificare, ma che tuttavia ha spinto verso l'efficientamento dei nostri edifici e va esattamente nella strada di avere bisogno di meno energia e distribuire la generazione dell'energia, cioè fare in modo che ci sia un contributo da parte di tutti alla produzione di energia, così come al suo utilizzo. La stessa cosa vale per le energie rinnovabili, c'è bisogno di investimenti miliardari. D'altra parte il PNRR, per chi ci ha creduto, è stato ed è per un terzo, quindi oltre 70 miliardi, transizione ecologica ed energetica. Se noi avessimo fatto prima questi passi, saremmo stati meno dipendenti dall'estero e quindi anche più sovrani, anche dal punto di vista politico, e anche meno dipendenti dalla discussione che si fa adesso. Per esempio, io ho due gravi perplessità. La prima, che nelle proposte che ho sentito da destra, e cioè ritornare a discutere di nucleare.
Io penso, tra l'altro a domanda, credo che Salvini abbia risposto dove fare queste centrali nucleari, dovunque, quindi io, diciamo, per correttezza penso che si immagini anche di fare centrali nucleari in Abruzzo, anche perché, diciamo, poi alla fine noi siamo un territorio molto vocato a questo tipo di malsane idee. Io penso che sia sbagliato, antieconomico, sbagliato, insicuro. Così come sul tema delle trivelle, abbiamo fatto cenno, Camillo faceva cenno, ad esempio a Ombrina a Mare, noi qui ne abbiamo discusso per tanti anni, ricordo, ho lavorato al Ministero dell'Ambiente quando ancora era, diciamo così, nelle possibilità quel progetto. Il tema delle 12 miglia non bastava, no? Perché c'era una seria preoccupazione da parte del territorio, legittima, che non bastasse tenerlo oltre le 12 miglia. Non vorrei, visto che Giorgia Meloni ha dichiarato, cioè tornare a trivellare nell'Adriatico, che torni di voga quel tipo di progetto. Io questo non lo dico perché non mi renda conto del fatto che c'è bisogno di energia di transizione, ma perché io penso che possa essere una scappatoia. Noi dobbiamo uscire dall'era fossile ed entrare nell'era rinnovabile il più presto possibile per tutelare l'ambiente e la salute e anche per rendere più autonomo davvero questo paese. Perché oggi noi possiamo chiudere un accordo col Medio Oriente per il gas, ma questo problema si può riproporre domani. Noi dobbiamo renderlo indipendente politicamente e energeticamente, più sano e più sostenibile. Sospiri, la difesa del lavoro, dell'impresa e dell'economia è uno dei punti del programma di Berlusconi, insomma di Forza Italia. Per quanto riguarda invece proprio il lavoro, in Abruzzo è una piaga che sappiamo è in grave difficoltà in questo momento. E a proposito di cari bolletta, molte attività purtroppo, io sto parlando perlomeno per Chieti, stanno abbassando la serranda perché non ce la fanno a pagare le bollette. Quindi il lavoro diventa veramente, credo, l'argomento caldo di questa campagna elettorale. Si parla di reddito di cittadinanza e quant'altro. Forza Italia come la vede? Allora, il passato non ci ha solo dato cose negative, ci ha anche dato cose positive, non dimentichiamolo. L'Abruzzo è e resta una regione industriale nel senso positivo del termine, una regione che ha grandi tradizioni industriali, specie nella sua parte più importante che è la Val di Sangro, che è la provincia di Chieti. Su questo, sulla transizione ecologica, io che sono più che d'accordo sul fatto che bisogna andare verso l'approvvigionamento da fonti rinnovabili, abbandonare il fossile il prima possibile, anche perché non è una scelta, è una scelta obbligata, basta vedere quello che accade con il clima anche nella nostra nazione, anche nella nostra regione, però bisogna anche tutelare il nostro interesse nazionale, non è che trasformare tutte le macchine in elettrico ci aiuterà, voglio dire, velocemente a risolvere il problema del clima, sicuramente peggiorerà la nostra capacità di acquisizione lavorativa e questo è un dato molto importante. Per quanto riguarda il tema del lavoro in questa nazione è molto semplice, abbiamo pensato che renderlo più leggero, tra virgolette, di garanzie, di contenuti, di diritti, aumentasse la capacità di creare lavoro. Il lavoro si crea se costa meno, cioè se ci sono meno tasse sul lavoro, e da qualche parte però quei soldi vanno presi, indiscutibilmente, no? Non è che li possiamo stampare in continuazione, come ahimè fanno altre nazioni che non rispondono del proprio debito, ma non sono quelle europee, dove invece abbiamo delle regole molto più dure da questo punto di vista, molto più forti. Però noi dobbiamo alleggerire il costo del lavoro. Chiaramente oggi c'è anche l'emergenza energetica che è andato in testa alle preoccupazioni di chiunque oggi alza una serranda o accenda una fabbrica, diciamo perché la differenza è quella. Ma il tema è alleggerire il costo del lavoro e l'altro tema è realizzare le infrastrutture necessarie per rendere sempre più facile immaginare di venire a lavorare in Abruzzo, dove tra l'altro oggi c'è uno strumento che è la carta aiuti, insomma, che si è anche allargata, voglio dire, nella platea di riferimento e che rende questa regione, potrebbe rendere questa regione più competitiva. Permettere di dire un'ultima cosa, sì, sull'abbattimento del costo del lavoro, perché lei ha fatto riferimento al reddito di cittadinanza. Io non ho mai pensato che il reddito di cittadinanza fosse di per sé in assoluto qualcosa di negativo o di sbagliato. È evidente che ci sono delle fasce di concittadini per una serie di ragioni, per l'età che hanno, per
il percorso umano che hanno avuto, per le disgrazie che hanno incontrato nella loro vita, che hanno effettivamente difficoltà ad avere quel minimo di sussistenza dignitosa. Però da qui alla degenerazione del fenomeno credo che si debba fare... Le dice c'è una via di mezzo. No, c'è la necessità di una profonda riforma di quello strumento e le risorse che ne deriveranno, senza danneggiare chi ha veramente bisogno di quello strumento, devono essere utilizzate, anche quelle risorse, per abbattere il costo del lavoro, per mettere più soldi in busta paga ai lavoratori, quindi alla domanda interna, quindi ai consumi e quindi alla nostra economia reale. Abbattere il costo del lavoro, da Alessandro, ma voglio fare una chiosa, Sospiri faceva riferimento alla Val di Sangro, in realtà in questo momento le grandi difficoltà le stanno sopportando e avvertendo anche le piccole e medie imprese, ma anche gli artigiani, i commercianti, perché sono quelli che faticano tantissimo. Ma io ho parlato di entrambi, non del sì, non sì, dell'altro. Scusami. Ha fatto riferimento a questo, io invece vorrei che lui si concentrasse anche, mi dicesse qualcosa invece anche sul commercio, sull'artigianato, che sono i settori che in questo momento faticano tantissimo. Certo, è giusto assolutamente abbattere il costo del lavoro. Da dove partite voi? Ma guardi, lei pone un tema vero che però secondo me è strettamente collegato alla crisi che sta attraversando l'economia e industriale e del commercio e dell'artigianato, che hanno tutti una stessa matrice, poi divergono con le conseguenze in modo diverso. Volendo pensare al modello Abruzzo dell'artigianato e della piccola e media impresa, dovremmo fare fotografie differenti. Per esempio, una gran parte riguarda il cosiddetto indotto Sevel, dove c'è un'alta specializzazione di piccole e medie imprese che però sono legate alla casa madre, e cioè al settore dell'automotive, del quale pure secondo me dovremmo parlare, e credo che sia una priorità assoluta per ciò che è stato accennato da Sospiri, e io ho delle mie idee e se avrò tempo le dirò. Poi c'è tutto l'altro settore, cioè un'industria, una piccola e media impresa che si è sviluppata soprattutto nel teramano col tempo, in particolare col Made in Italy, che da tempo ha subito e subisce degli arretramenti grazie alla competizione mondiale e soprattutto alla delocalizzazione delle grandi case che non utilizzano di meno le piccole e medie imprese abruzzesi. E poi c'è il fenomeno del commercio. Ora, il commercio, ovunque esso sia, è legato ad una grande questione, e cioè i consumi. Se i cittadini non consumano, il commercio, qualunque esso sia, va in crisi, dal più grande e soprattutto al più piccolo sotto casa. E il problema sono i consumi. I consumi derivano da ciò che percepiscono o non percepiscono i cittadini. Gli stipendi sono bassi, punto. Come aumentare questi stipendi, discutiamone. Per esempio, fu irrisa la misura degli 80 euro di Renzi, è stata l'unica misura che ha ridato qualcosa alle buste paga dei cittadini, tant'è vero che il governo Conte ha ripreso esattamente la stessa misura e da 80 le ha portate a 100, oltre quello non abbiamo visto nient'altro. Tutti dicono, e tutti concordiamo, che dobbiamo agire sul cuneo fiscale, che dette ai cittadini quello che mi costa il lavoratore ma che non gli va in busta paga, lo alleggerisco e lo mando in busta paga. Certo, però dopo dobbiamo trovare la copertura finanziaria per quel di meno che va allo Stato e per quel di più che va al lavoratore. E se qualcuno pensa che questo possa essere sopportato dalle imprese, significa fare chiudere tutta una serie di imprese che non possono sopportare ulteriormente i costi di lavoro, che sono tra i più alti in Europa e nel mondo. E per quanto riguarda, se ho un minuto ancora di tempo, per l'automotive, il collega Sospiri ha posto un tema. Io non sono preoccupato della riconversione energetica del settore automotive abruzzese, in ragione del fatto che in Abruzzo non si fanno motori. L'Abruzzo è specializzato sul body dei mezzi di trasporto, soprattutto veicoli commerciali, e non sul motore. Invece in altre parti d'Italia e d'Europa lì c'è veramente il rischio crisi legata alla transizione energetica. Che cosa mi preoccupa però della Val di Sangro? Tema non affrontato, io l'ho posto, non affrontato, lo dico a Sospiri della Regione, non affrontato dalla classe politica abruzzese. A me preoccupa che non ci si renda conto che nella dinamica dei cosiddetti regimi di aiuti di Stato
dove noi siamo oggi classificati nella cosiddetta area 87.3.C, che però tradotto significa che per i grandi gruppi industriali come la Sevel non possono accedere ad una tipologia di finanziamenti, cioè un'assistenza agli investimenti, per esempio per espansione, riconversione produttiva, che invece può accadere in altre parti di Europa, tipo la Polonia. Ora, l'articolo 87.3.C, che fa parte di un regolamento, prevede all'articolo 108 la possibilità di modificare questa situazione su iniziativa dello Stato membro. Cioè, voglio dire, la priorità delle priorità in Abruzzo è questa, perché altrimenti gli investimenti non è che le vanno a fare ad altre parti in ragione del fatto che siamo antipatici e delocalizzano, lo vanno a fare ad altre parti perché noi siamo fuori dalla logica degli aiuti dei grandi gruppi industriali, e se non c'è grande gruppo industriale non c'è indotto, non c'è PMI, se non c'è PMI non c'è commercio, perché non ci sono i consumi. Senatrice Di Girolamo, il reddito di cittadinanza è stato un vostro cavallo di battaglia, se così possiamo dire. Adesso sul salario minimo voi state puntando molto, ma questa campagna elettorale come andrà avanti per quanto riguarda la tematica dell'occupazione e dei problemi relativi all'occupazione, al lavoro? Ma guardi, mi faccia innanzitutto fare una specifica sul salario e sul reddito di cittadinanza, che è stato oggetto di discredito praticamente nell'arco di tutti i 5 anni, da quando è stato istituito ad oggi, anche oggi chiaramente. Il reddito di cittadinanza è stato una riforma del welfare, è stata la possibilità di creare una cintura di protezione per quei ceti sociali meno abbienti, la possibilità di poter garantire il necessario alle famiglie e la possibilità di rimettere queste persone nel mondo del lavoro, qualora gli uffici di collocamento e i centri per l'impiego fossero stati messi a sistema nel dialogo delle comunicazioni, l'incrocio della domanda e dell'offerta da chi le governa, ovvero le regioni. Ora io qui non voglio dare minimamente accusa a nessuno, però io voglio ricordare che per gli percettori del reddito di cittadinanza sono costituiti da una quota parte di persone che non possono lavorare, parliamo dei due terzi dei percettori del reddito di cittadinanza, che sono costituiti da anziani, inabili e bambini. Noi non possiamo, io voglio assolutamente difendere questa categoria dei due terzi percettori di reddito di cittadinanza, che sono stati definiti fannulloni da alcuni capi di partiti politici, persone che hanno definito metadone il reddito di cittadinanza, che invece, ripeto, è una cintura che protegge i ceti più deboli. Voglio ricordare che l'1/3 della platea dei percettori del reddito di cittadinanza è costituito da working poor, e torno a dire, questa nuova categoria che sta prendendo piede, si sta dilagando sempre di più, persone che nonostante hanno un lavoro non riescono a sostentare i beni primari, le necessità primarie delle proprie famiglie, persone che nonostante hanno un lavoro non riescono ad avere un reddito minimo necessario a poter sostentare queste famiglie. Queste persone fanno parte del circuito del reddito di cittadinanza perché non prendono le 780 euro previste come somma massima, dove ti paghi l'affitto, dove hai e poi sottoponi anche al quoziente se hai un figlio, due figli, il figlio disabile e quant'altro, dove poi le quote vanno ad aumentare, ma sono persone che prendono un'integrazione al reddito perché non ce la fanno, perché non è che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, a volte non ce la fanno ad arrivare a metà del mese, a fine giornata. Quindi questo è un tema che certamente noi, il provvedimento del reddito di cittadinanza, difenderemo ad ogni costo, perché siamo stati tra gli ultimi paesi europei a mettere in atto un sistema del genere, ed è stata la parola non è la mia, ma sono dati diramati dai più grandi studiosi, è stata la protezione sociale che ha evitato la sommossa durante i periodi di lockdown che abbiamo visto in pandemia. Il tema del salario minimo è anche un tema che è stato dibattuto molto durante questa legislatura. Io ricordo che c'è un disegno di legge depositato in commissione lavoro al Senato a prima firma della già ministra Nunzia Catalfo, ormai da anni fermo in commissione lavoro perché gli altri partiti non erano disposti a trattarlo. Ora io voglio
voglio dire, capisco la necessità di ognuno per segnare la propria bandierina, ma sui temi convergenti, sui temi che ci mettono d'accordo tutti, non ti piace il testo base, lavoriamoci per modificarlo, non lo vuoi a 9 euro lorde, lo vuoi a 10, ben venga, ancora di più, lo vuoi a meno, discutiamone, capiamo qual è il metodo per raggiungere un accordo. Noi continueremo ad utilizzare questi temi che sono i nostri e che ci hanno aiutato a dialogare con i cittadini, perché noi questo facciamo, dialoghiamo con i cittadini, capiamo quali sono le necessità e depositiamo progetti di legge e disegni di legge per poter risolvere i problemi. In linea su quello che diceva lei, ieri sono stati diramati dei dati della Caritas che racconta proprio di questo impoverimento delle famiglie italiane, adesso senza voler creare allarmismo. Quindi non è stata abrogata la povertà dal balcone? I dati. Sta dicendo questo. Prego. Sta dicendo che non è stata abrogata la povertà nonostante Di Maio l'avesse. Tu segui troppo gli ex Grillini, Alessandro. I dati di ex Grillini. No. Anche prima hai citato Grillini, ma sono ex Grillini, ricordiamolo. No, è un dato importante. Quindi la povertà c'è ancora in Italia. Una notizia lo dovrebbe spiegare a chi tra Grillini e ex Grillini, va meglio così, esultava sul balcone dicendo che avevano abrogato la povertà. Ci vuole molta più serietà su questo tema, però non voglio rubare lo spazio agli altri. Voi potete anche interrompere, dovete coinvolgere me, potete parlare però tra è di come voi. Un assist, assolutamente. Mi ha dato quasi un assist, prego. Assolutamente, però la verità c'è è fina. Questa, che c'è una grande difficoltà in questo momento nelle famiglie italiane. La Caritas racconta di un impoverimento maggiore perché le richieste sono triplicate. Non solo, il banco dei pegni racconta che il 90% delle persone che hanno impegnato degli oggetti non sono state in grado di riscattarli, quindi questo è il significato, è chiaro, no? C'è un malessere nel paese. Adesso si è fatto tanto, però evidentemente c'è qualcosa che in questo momento non va. Michele Fina, allora facciamo il giro con lei, chiudiamo il discorso del lavoro che inevitabilmente poi porta a parlare dell'impoverimento delle famiglie, certo, perché ci siamo arrivati. Il tema che ha posto all'inizio, quello sulle bollette, però è strettamente legato a questo. Noi se non abbassiamo la febbre non avremo lavoro. Una delle attività che ho incontrato in questo inizio di tour di campagna elettorale è stato un panettiere della provincia di Teramo che mi ha fatto vedere le bollette della luce e del gas quintuplicate, passate da 1.000 a 5.000, 1.000, 4.009, 1.000 e oltre 5.000. Qui stiamo parlando di una via di mezzo tra una famiglia e una grande impresa. Abbiamo incontrato anche il presidente di Confindustria di Teramo e mi ha detto che il tema principale che discutono le imprese anche in questo tessuto produttivo che ha una sua specificità è quello del costo dell'energia. È evidente che se noi non affrontiamo questo tema, innanzitutto un tetto al costo del gas europeo, poi un tetto alle bollette in Italia, poi bolletta luce sociale per intervenire su coloro che hanno più difficoltà economiche, quello che ho detto sull'energia rinnovabile, anche il raddoppio del credito d'imposta per le imprese per compensare. Se noi non facciamo questo non potremo parlare di lavoro, perché ce ne sarà molto meno per moltissime imprese che debbono chiudere, oltre che famiglie che vanno in crisi. Sono stato anche alla mensa, a proposito, alla mensa dei poveri che c'è a Teramo, che è laica come si sa, che mi ha fatto vedere l'elenco di coloro che da due anni, la differenza tra adesso e due anni fa, che si recano lì per un pasto, sono passati da 20 a 120 e sono, al di là di tutte le chiacchiere, che a volte hanno anche un certo sapore razzista, sono tutti italiani e molti di questi lavorano, quindi sono quel 13% di lavoratori italiani che sono sotto la soglia di povertà, lavorano e sono sotto la soglia di povertà, quindi ha senso parlare di salario minimo, ha molto senso, secondo me, diciamo così, mixato con la contrattazione, perché noi siamo un paese che ha una lunga tradizione di contrattazione, ha senso riformare ma mantenere una forma di reddito di cittadinanza, perché ce l'ha detto sia gli ultimi rapporti, sia l'INPS sia l'Istat, sotto pandemia se non ci fosse stato sarebbe stata l'esplosione sociale, perché ha mantenuto viva e anche perché si può riformare, si può anche intervenire, lo diceva Sospiri, sono d'accordo sulle storture, spesso si parla di falsi invalidi, no, ormai sono diventati una categoria anche cinematografica, la quale non ci fa abolire le pensioni di invalidità ma ci fa intervenire sugli abusi, si può intervenire sui falsi percettori di reddito di cittadinanza, però questo non toglie che esistono coloro che ne hanno bisogno e esiste anche un pezzo del paese che vuole sottopagare o non pagare le persone e che si lamentano che queste poi non accettano un lavoro sottopagato perché hanno la possibilità. Ma la provocazione di Alessandro la raccogliamo? Ma no, la povertà è una categoria dello spirito evidentemente, ma è evidente che
che noi, è evidente che il reddito di cittadinanza, così come doveva essere il reddito di inclusione, che era una buona proposta ma non ha avuto i fondi sufficienti, lo dico perché è giusto fare autocritica, riconoscersi, diciamo, di aver intuito un percorso ma anche fare autocritica, risponde al problema che in questo paese esiste e va calmierata la povertà, anche perché le diseguaglianze crescono. Voglio dire quest'ultima cosa, soprattutto per le giovani generazioni. Ma insomma, in questa campagna elettorale veramente fa difficoltà intervenire il tema delle giovani generazioni, che sono quelle più escluse anche dal voto, dalla democrazia, eccetera, ma sono più escluse dall'inclusione da qualunque scala sociale. Non hanno opportunità, sono costrette a studiare, andare a lavorare fuori se gli va bene. Se si parla di dargli una dote, oltre che dargli diritti, diritto al lavoro e diritto anche, per esempio, a fare uno stage pagato, ma perché dobbiamo avere lo stage non pagato o sottopagato? Poi se si parla di dargli una dote, magari togliendola ai super ricchi, perché ci sono stati super ricchi con la pandemia e con la guerra, come sempre nella storia, queste grandi vicende, pandemie e guerre in particolare, determinano coloro che si impoveriscono, coloro che non hanno grandi problemi rimangono più o meno uguali e coloro che si arricchiscono anche in modo speculativo. Si possono prendere le risorse da questi e dare una dote alle giovani generazioni, oltre che dargli misure strutturali sulla formazione e sull'ingresso al lavoro. Ma se non facciamo questo, difficilmente noi riusciremo a calmierare la febbre, anche a partire dalle bollette dell'energia, e poi a risolvere i problemi strutturali. Noi abbiamo approvato il PNRR, giusto? Qualcuno non ci credeva, si è astenuto, ha votato contro. 200 miliardi. Ne parleremo anche più avanti per il PNRR. No, però quello è lavoro, che sennò non si capisce, no? È una formula. Che cos'è? Sono miliardi di euro, oltre 200 strutture, poi anche altri, che noi adesso trasformeremo, stiamo già trasformando, ma ancor più nei prossimi mesi e anni, in lavoro. Ad esempio, guardiamo, adesso abbiamo parlato dei dati negativi, guardiamo i dati sull'edilizia e sul settore delle costruzioni. Ci sono più molto importanti, anche grazie ai grandi investimenti, oltre che al 110. Per esempio lì invece il problema è avere più manodopera e quindi formare meglio, costruire meglio l'ingresso in quel mondo. Però, ad esempio, in quel settore noi stiamo spingendo avanti questo paese. Ecco, anche qui il reddito di cittadinanza non è stato in grado di introdurre le persone al lavoro, ma formule, noi per esempio il governo ha lavorato sul progetto GOL, la regione con Quaresimale se n'è molto venduto, in realtà è una, diciamo, un concorso della regione, ma i fondi sono nazionali, certo. Stati nazionali del governo, ed è stata una scelta, cioè investire molti miliardi di euro anche per preparare meglio le persone, sia al lavoro sia all'accompagnamento al lavoro. Su una cosa sono d'accordo, è vero che la transizione ecologica e digitale sono inesorabili ed è vero che le persone possono rimanere a piedi, perché se tu passi da un lavoro a un altro, quando tu passi da un lavoro a un altro puoi avere una difficoltà e non devi essere accompagnato. L'accompagnamento è formazione e sostegno al reddito. Se noi lo facciamo possiamo fare l'una e l'altra cosa, cioè possiamo trasformare il sistema produttivo del paese sia in termini di sostenibilità che di innovazione tecnologica e sia non lasciare nessuno indietro. Assolutamente, io sono d'accordo che le transizioni debbono essere sempre giuste. L'ho vista fare una smorfia sull'intervento di fine, in particolare quando si parlava di lavoro. Ho ascoltato con grande attenzione, perché ho questo... E di povertà. Non ho questo... Quando si parlava di povertà. No, ho detto che la povertà non è un fattore dell'animo, purtroppo è una triste realtà. Però io ho ascoltato con grande attenzione questo intervento, perché io poi sono appassionato, mi interessa capire, ho grande rispetto per chi ha la cultura opposta alla mia, che emerge dalle parole del nostro amico Fina, cioè questo continuo voler mettere il datore di lavoro e il lavoratore in due condizioni di competizione. La nostra nazione non ha questa tradizione, cioè oggi un datore di lavoro è un eroe, cioè qualcuno che decide di aprire un'impresa in questa nazione è un eroe. È impossibile lavorare in Italia, è impossibile per la burocrazia che c'è, è impossibile per le norme che ci sono, è impossibile per i passaggi che si devono fare, è impossibile per il costo del lavoro, e chiaramente questa persona andrebbe forse aiutata, cioè io non credo che ci sia nessun datore di lavoro, poi le mele marce sono da tutte le parti, sono anche in politica, quindi figuriamoci se non ci sono nell'impresa. Io non credo che ci sia questo datore di lavoro con questo atteggiamento schiavistico che trova il gusto sadico a non pagare il suo lavoratore.
Il problema è che quel datore di lavoro deve cercare di non fallire. Quindi ritorno al tema, la povertà si batte con il lavoro e il lavoro si crea con le infrastrutture, l'abbattimento di questa burocrazia soffocante e la possibilità di un peso fiscale sul lavoratore e azienda non così importante. Punto. Noi dobbiamo lavorare sull'abbattimento del costo della pressione fiscale, sia sul lavoro che sui redditi delle persone. Questo è il tema, altrimenti non riprenderemo. Io sul reddito di cittadinanza non voglio tornare sul tema, io non ho visto la risoluzione del problema dell'indigenza, anche perché altrimenti sarebbero stati contraddittori gli interventi precedenti al mio, di chi vedeva più gente alle mense dei poveri, come effettivamente è. Io credo che il reddito di cittadinanza di per sé sia qualcosa di nobile. L'applicazione del reddito di cittadinanza ha avuto delle grandi lacune. Il salario minimo, detta così, vogliamo il salario minimo per tutti, ma chi è che le potrà dire mai in questa guerra delle parole senza contenuti? No, no, il salario minimo noi non lo vogliamo. Il salario minimo vorrebbe dire che a volte delle conquiste della concertazione sarebbero venute meno, perché a volte i sindacati, lottando, appunto, quindi scriviamolo bene, diciamolo bene, perché abbiamo un tavolo, perché è finita la politica degli slogan. C'è la possibilità di farlo questo tavolo. È finita la politica degli slogan, punto e basta. Cioè gli immediati in questo momento devono fermarsi un attimo, perché c'è bisogno di riflettere, di pensare bene cosa fare, perché le risorse, è vero, ce ne sono, ma non sono infinite. Non è che ne avremo 3 o 4 o 5 di piani nazionali di ripresa e resilienza, ne abbiamo uno ora e dobbiamo spendere bene queste risorse. Quindi il salario minimo va valutato, insomma, nella logica che a volte nel confronto tra aziende e sindacati si è ottenuto molto di più, magari legandolo ad un aumento di produttività, degli incentivi, di quello che sarebbe stato invece il semplice salario minimo. Quindi ragioniamoci bene, non viviamo solo di slogan vuoti. Io continuo a dire, sì, belle, e concludo, di secondo livello, nessuno ci mette mano e nessuno ci mette e concludo becco, per carità di Dio. Dicendo che il tema per creare maggiore ricchezza per questa nazione e abbattere il peso fiscale. Allora, ci riagganciamo invece alla capacità di attrattiva di capitali, di insomma, attirare coloro che volessero investire in Italia, insomma, questo appeal che parrebbe un po', parliamo di Abruzzo in particolare, negli ultimi anni sta venendo un pochino meno. Ecco, su questo, quali infrastrutture bisognerebbe implementare o come bisognerebbe lavorare per le infrastrutture? Lei sa che con il, non lo cito ma perché è un fatto, che con il governo Renzi noi introducemmo le zone economiche speciali. Le zone economiche speciali nascono proprio per fare attrazione di investimento, perché in quelle aree che vengono mappate all'interno della nostra regione, lì accadono dei fatti importanti, c'è l'abbattimento della tassazione, l'abbattimento delle procedure burocratiche e amministrative che sono state anche oggetto di discussione, perché un'impresa non fa un'impresa, perché è un'impresa fare l'impresa in Italia, e quindi le zone economiche speciali sono nate, pensate, concepite proprio per fare questo. Le zone economiche speciali dovrebbero essere accompagnate però da un altro pezzo che ci deve mettere la regione, per esempio con l'accesso al credito, con i servizi, con le infrastrutture, con la programmazione funzionale alle aree definite ZES. Ora, sapendo che queste aree non esistono solo in Italia, esistono anche in altre parti d'Europa, tra l'altro sono assistite ulteriormente, facevo prima il riferimento della Polonia, con ulteriori possibilità di sgravi, quindi la competizione sullo sgravio è una competizione che lascia, che potrebbe farci perdere la partita o comunque non farcela giocare come vincenti. Nelle ZES devono accadere dei fatti nuovi che consentano di attrarre gli investimenti, non solo di chi non c'è in Abruzzo, ma anche di chi può investire nella nostra regione. Se queste aree non vengono infrastrutturate, è inutile che tu puoi raccontare che è un'area ZES. Se c'erano 35 milioni di euro sul porto di Ortona col master plan governo d'Alfonso Renzi e questi soldi non vanno mai a terra, non diventano mai cantieri perché sono stati definanziati dalla regione, tu puoi fare tutte le ZES che vuoi, se non c'è il porto le imprese non ci vanno. Se il binario ferroviario
per i quali abbiamo messo dei fondi non diventano appalto, e cioè non consentono lo spostamento delle merci, tu puoi fare la ZES che vuoi, ma l'imprenditore non viene se non può movimentare le merci sul ferro, perché oggi sulla strada, sulla gomma costa molto di più. Se tu per esempio immagini che c'è una vocazione turistica in Abruzzo che è collegata sempre allo sviluppo economico e blocchi i fondi sul bacino sciistico di Passo Lanciano Maielletta, tu non lo fai il turismo, rimarranno due blocchi che neanche si parlano, anzi litigano. Se tu non finanzi al Fucino, cioè finanzi e poi definanzi l'attuale governo regionale, i soldi per il bacino irriguo del Fucino dove si fa agricoltura intensiva e serve l'acqua, soprattutto in questo periodo di straordinario tempo di siccità, tu praticamente hai, ho fatto tre esempi, accoltellato delle potenzialità della nostra regione. Quindi a volte i soldi ci sono, si stanziano, poi non c'è la conseguenza dell'accadimento, e secondo me questo convoca anche queste elezioni politiche, perché io vorrei dire agli abruzzesi, ognuno di noi è bombardato da messaggi politici, no? Lo dico con simpatia, non usciamo da questa campagna elettorale se il tema è quello che pone Letta, se si preferisce il guanciale o meno nella sua campagna elettorale, cioè volendo significare la scelta di campo tra guanciale e non so che cosa. Lo so che è un messaggio che serve a semplificare il quadro, noi o loro, ma esattamente non affronta tutto questo che noi abbiamo affrontato oggi. Non c'è un noi o loro in modo così devastante di fronte ai problemi del Paese, ci sono le idee del Paese. Allora, di fronte a queste emergenze che abbiamo descritto in Abruzzo, di fronte ai fondi che non diventano accadimento, cantiere fatto, conseguenza toccata nella vita delle persone, io vorrei che gli abruzzesi al Senato, alla Camera, decidessero di votare come se dovessero scegliere il sindaco d'Abruzzo da mandare a Roma. Quando scegliamo il sindaco, lei quando è chiamata a scegliere il sindaco, fa... E come dire, ognuno di noi deve fare una scelta, concludo subito, sulla base del fatto ti conosco, che hai fatto, che cosa non hai fatto, che stai facendo in questo momento, altrimenti non diventi mai sindaco neanche di quel piccolo paese. Invece a Roma possiamo mandare gente di 4-5 regioni calate in Abruzzo, possiamo mandare illustri sconosciuti, possiamo mandare chi non ha mai amministrato nulla. Io farò la campagna elettorale chiedendo ai cittadini: siate spietati nel giudizio, ma sceglieteci come se doveste mandare a Roma il vostro sindaco, e vediamo se si passa dalle bandiere e dalle posizioni finte al discorso abruzzese, e ne vedremo delle belle in Abruzzo. L'argomento dei paracadutati sarebbe stato interessante, ma non abbiamo tempo perché ci sono rimasti pochissimi minuti. No. Di Girolamo, sulle infrastrutture, un altro suo chiodo fisso è stato quello relativo alla A24 e A25, le ha molto dibattuto sulla vicenda legata alla strada dei parchi. Tra l'altro è di ieri la notizia che proprio il pronunciamento del Consiglio di Stato non c'è stato ancora, perché oggi in giornata sembra. Oggi dovrebbe arrivare, in quanto l'ANAS non è stata capace di riferire su quelli che erano i suoi cosiddetti tra virgolette punti deboli. Però adesso, senza soffermarci solo su questo, il problema delle infrastrutture, perché facciamo un ultimo giro poi brevemente, questione infrastruttura 24-25 più recente nel tempo, comunque nei primi momenti ferrovia e velocizzazione della Pescara-Roma, chiusa parentesi, come tema personale, come capogruppo Movimento 5 Stelle in Commissione Infrastrutture al Senato, questi sono i temi che maggiormente mi hanno visto impegnata in questi anni. Revoca del contratto, parliamo dell'ultimo decreto forte, una presa di posizione molto forte del governo dei migliori, che a quanto pare in qualche occasione, soprattutto in quest'ambito, qualcuno non l'ha più definito governo dei migliori, in quanto quando si doveva votare e quando c'è stata la trattazione in commissione, in molti hanno iniziato ad alzare le barricate. Ma ricordiamo, è stata revocata la concessione a Strada dei Parchi, esattamente. Revocata, chi ha fatto crollare il ponte a Genova, l'avete revocata ad un'impresa abruzzese sulla base di che cosa? Avete chi? Voi avete sostenuto il decreto è un decreto legge emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Avete chi? Contro, perché la concessione è stata revocata in base all'articolo 35 del decreto Genova, concepito per cacciare i Veneto, hanno cacciato gli altri. Straordinario. Vogliamo parlare del decreto Genova, vogliamo parlare del decreto autostrade che riguarda l'Abruzzo.
Italia, quello che succede in Italia, e a me dell'impresa dell'Abruzzo, vabbè, tutto, parla lui. Non me ne frega nulla. Io sto, e infatti la domanda l'ha fatta a me. Abruzzese. Dai, Sandro, facciamo una domanda. Mi scusi, perché siamo veramente in chiusura. Vabbè, giusto il per tempo l'hai saluto. Sì, per movimentare un po'. Vabbè, siete stati bravissimi comunque stasera. Così. Ho perso il filo. Allora, dicevo. No, per carità, tanto ci conosciamo, i metodi sono sempre questi. Personalmente mi sono occupata di aprire le porte del Ministero ai sindaci. E questo sono riuscita a farlo, lo rivendico con molto orgoglio. Noi ci ricordiamo che da anni, cioè, è stato costituito questo comitato dei sindaci che ricadono sulla tratta. Sono oltre 130 sindaci dell'area abruzzese e dell'area laziale che puntualmente, e vai di picchettaggio sotto al ministero e vai di manifestazioni sotto ai caselli. Il comitato è sorto in virtù della necessità della riduzione della tariffa al casello e in virtù della messa in sicurezza, progettazione e messa in sicurezza dell'autostrada. Con un mio emendamento, gli unici due emendamenti passati in commissione su questo decreto sono stati a mia prima firma e lo rivendico perché ho aperto le porte del Ministero a questi sindaci che ora potranno sedersi ad un tavolo permanente ministeriale per poter discutere, per poter prendere parte alle discussioni inerenti queste questioni. L'altra questione riguarda, solo un breve accenno, riguarda la possibilità di garantire la stabilità economica e professionale di quelli che sono gli operatori che passeranno dalle società controllate di Strade Parchi, della Holding Toto, ad ANAS. Fino a lei l'onere o l'onore di chiudere questo giro, perché siamo veramente in chiusura. Ma questa discussione sicuramente mi aiuta a ribadire che il Partito Democratico deve essere il partito del lavoro, per le sue radici e anche per quello che c'è davanti a noi. Prima ho citato un panettiere, Confindustria, quindi non ho citato solo le operaie e gli operai, quindi da questo punto di vista anche noi sappiamo che il lavoro è tutti coloro che producono lavoro. Però ecco, su un punto vorrei insistere. Quando si parla di taglio delle tasse del lavoro e del cuneo fiscale, noi siamo molto d'accordo. Certamente non è compatibile questa idea con quello che ho sentito già nell'avvio di campagna elettorale, che riguarda l'autonomia differenziata, uno dei programmi del centrodestra, soprattutto in salsa veneta, significa mantenere le tasse del nord al nord, tagliando, altro che il cuneo fiscale, ma tagliando i fondi alla sanità, ai trasporti, all'istruzione e alla sicurezza del resto del paese, in particolare del sud, e anche il taglio delle tasse ai ricchi, cioè la famosa tassa piatta, perché anche quello, a meno che non decidiamo di stampare moneta, che solo in questo modo, solo se ci inventiamo nuove risorse, noi possiamo sia mantenere le tasse al nord, sia tagliare le tasse ai ricchi, sia tagliare il cuneo fiscale, sia distribuire le caramelle, insomma, non è serio. Se noi vogliamo intervenire sul lavoro, allora non bisogna fare né l'autonomia differenziata in salsa veneta che divide il paese e né tagliare le tasse ai ricchi, anzi magari ai super ricchi gli possiamo chiedere un contributo proprio per diminuire le tasse sul lavoro. Bene, io mi devo fermare qui, purtroppo abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, io ringrazio gli ospiti intervenuti, salutiamo anche l'onorevole Suspiri che ci ha dovuto lasciare. Onorevole. L'appuntamento. Non ancora. Saluto invece l'onorevole Camillo D'Alessandro, la senatrice Gabriella Di Girolamo e il segretario del PD Michele Fina per Grazie. Essere stati con noi. Noi ci vediamo alla prossima puntata con l'appello del candidato. Arrivederci.